io avevo quasi vergogna a dire vado alla Nordenlager. Sono scende Riccardo sì, in negozio a comprare un casco che allora non si usano quasi. Difatti mi ha dato un casco da cantiere. E mi sono guardato bene di dire Riccardo vuole andare a fare la Nordenlager. Proprio era una cosa... perché sembrava di essere matti, no, fuori. Andare a fare una roba del genere. L'idea era partita dal mio amico Andrea Melano di Torino. Quando abbiamo deciso di andarci nel 62, abbiamo fatto delle invernali, ma invernali al bianco però, quindi già sopra i 4.000 metri, Mont Blanc tutto chiude, 4.300-4.400, quello che è. Sui Brighton, anche sulla nord del Brighton, abbiamo fatto delle invernali. Tutto questo in preparazione all'Eiger, ma perché abbiamo fatto così? Che sapevamo da quello che si leggeva che all'Eiger non ci sono delle difficoltà tecniche, no? Cioè non fai sesto grado o che, però è facile trovare il brutto tempo, è facile e bisogna saper resistere anche a quello per non lasciarsi la pelle. Nordenlager siamo stati su abbastanza tanto, noi abbiamo fatto 4 bivacchi, all'Armando Asta e Soci 5, perché erano partiti il giorno prima e ci siamo trovati su in parete. Ed è stato molto bello perché ci siamo trovati su, io lo conoscevo già l'Aste e anche il Solina, in più c'era su a questa pace di Mandello Orario con loro, e siamo andati d'accordo, abbiamo detto, facciamo mica tante storie, andiamo su assieme, cioè assieme non per dire una cordata da sei, però aiutandoci, per esempio ci eravamo messi d'accordo con l'Armando, che lui era fortissimo, è un rocciatore formidabile, no? Però non era mai andato su ghiaccio, la prima volta mi metteva il rampone in vita sua, questo l'ha detto lui, lo dice anche lì. E allora nelle parti miste, o sui nevai, perché c'è il primo, il secondo nevaio, il terzo nevaio, il ragno, che sono delle salite proprio su ghiaccio, non so, secondo nevaio sono già 200 metri di parete, che in totale sono 1.800, quindi... Poi c'erano le parti in roccia, allora li passavo davanti ad Armando, come ad esempio la rampa, che è un gran diedro, se ho su... O bene o male, siamo arrivati in cima a sani e salvi, siamo venuti giù. A me è sempre piaciuto andare in montagna, no? Mio padre mi portava a fare le camminate lì, su quelle montagne che abbiamo visto lì, Val Caure, Esegone. Dopo un giorno, per caso, di su Desnoyers-Vins, chiaramente noi eravamo ragazzi che avevano grandi all'oratorio, perché allora se ne avevano l'oratorio, no? E una volta è stato lì uno di, che mi hanno foto nel suo libro lì, qui di Merate, Luigi Magni, a far vedere delle diapositive di montagna. Cavolo, mi sono stato entusiasmato, ho detto queste pareti, mi piaceva vedere andare. E ho cominciato con lui, ho cominciato a portarmi a Resegone, in Grigna, e mi si giù, non ero proprio, io non ero le prime armi, e mi entusiasmavi proprio. E arrivavo al punto tale che più la via si mostrava difficile, nel senso di pochi appigli verticali, mi entusiasmavano, dicevo che bello, che bello, che bello. Perché in Grignetta ci sono vie corte, però se le scegli bene e trovi delle difficoltà, magari superiori a vie famose fuori,
so, fai la via Cassino e Costanza, tanto per dire, no? Ci sono dentro dei tiri veramente impegnativi, anche se dopo è una stupidata perché sono tre tiri, no? Sono vie di 100-250 metri, fai due o tre tiri di corda. Lì è stata un'esperienza alpinistica, veramente avevo solo 26 anni, per me è stata una roba troppo bella. Eravamo in quattro, io un ragazzo torinese, Andrea un altro. Allora Cervino è bellissima, come salita è anche più impegnativa dell'Eiger, anche perché l'Eiger è tutto a salti, traversi, terrazioni. Il Cervino no, è una, giro con le foto, è una, uno scivolo quasi continuo, no? Fino a metà, fai un traverso e poi vai su. Non ci sono change o terrazze, niente, niente. Sei esposto in un modo tremendo, tu guardi giù e vedi quasi il vuoto, no? Una via favolosa, bellissima da fare, in condizioni buone. Noi purtroppo abbiamo trovato brutto tempo subito il primo giorno, verso il mezzogiorno, l'una ha cominciato a nevicare, però avevamo già fatto ormai tutta la parte in neve e cavoli, guarda giù e dico, torna Andrea, che torna Andrea? Vedi tutti questi scivoli, tutti bianchi di neve. Appena nevicato, allora abbiamo detto, beh, fermiamoci, domani mattina vediamo. Cavolo, di notte, non so, le 2, le 3, insomma, le prime ore del mattino, cominciava a far bello, sempre. E ora dopo veniva fuori il sole, diceva, se te non mi andrei a fare, mi si andava, siamo andati in su. Però abbiamo dovuto fare due bivacchi, perché salire in quelle condizioni lì era tremendo. E anche lì, davanti, no, arrampicare, devi cercarti gli appigli, pulire. Il mio socio dietro, Romano, arriva la slavina, come sull'aia. Arriva la slavina, lì così, la slavina vum, arrivava, slavinetta da niente, di neve farinosa, però fastidiose dopo per quando sali, che trovi tutta la parete imbiancata, no? Poi tutta la neve che entrava dentro le maniche. Insomma, sono arrivato a casa dopo 2 giorni, le dita facevano, scricchiolavano. Allora me lo ricordi sempre. Ero lì tutto mezzo inumidito, freddolito. Sono lasciato al tino, tino, che vedo fare una salita che sia tutta al sole. Era la Bull, la Rode di Vair.
abbiamo trovato, guarda, una giornata favolosa, una roba spettacolare, e ci siamo divertiti moltissimo, anche perché lì in effetti arrampichi, c'è anche delle difficoltà, c'è anche del sesto grado a 4.000 metri, cioè è una via veramente bella. Con chi l'hai fatta? Quello l'ho fatto con Busisio. È bello anche perché l'ambiente dove sei, no? Lì non è che ci arrivi sotto quasi in macchina, lì per arrivarci sotto ci vuole una giornata, no? Perché tanto più che quando l'abbiamo fatta noi non c'era neanche il traforo, non c'era ancora il... E puoi andare a Chamonix, poi vai su col trenino a Montanvere e arrivi. No, bisognava andare sul Torino, scendere tutta la Mer de Glace, insomma che voleva una giornata arrivare alle Chaux, che è di fronte al versante nord delle Grand Jurass. Mentre nel 65 sono stato in Afghanistan, lì guarda, è stata una roba non tanto alpinisticamente, ma il viaggio, il vivere con gli afghani, una roba spettacolare. E poi l'avventura. Partire da qui e dire andiamo nel Wakhan, però senza sapere né i nomi delle montagne, niente, siamo partiti e abbiamo detto quando si andrà, scegliamo un 7000 e andiamo su, solo che non ci hanno lasciato entrare nel Wakhan. Abbiamo dovuto entrare in una valle prima, che è il Badakhshan. Se andava avanti bisognava scegliere la strada in un modo completamente diverso dal nostro, dove in alcune valli non avevano mai visto un occidentale, proprio una roba. Infatti arrivavamo nei villaggi tutti i bambini che ci circondavano. Dieci giorni di marcia di avvicinamento, vivendo con questa gente qui, fermandoci nei villaggi, ogni giorno c'era un villaggio, ogni 8 ore c'era un villaggio. E dopo abbiamo scelto sta cima, lì era il Bandako. Siamo riusciti a arrivare fino a 4.000 metri con i portatori, poi da lì siamo arrangiati noi. Mancavano 10 metri al 7000, abbiamo detto bello, questo qui è per noi. Siamo saliti però non su un versante normale, ma su un versante ovest, che era una parete tipo la Nord del Disgrazia, per dire, ecco. Io l'ho paragonata molto con la salita di
Però tu fai conto che lì eravamo solo due alpinisti, io e il mio amico Andrea Mellano. E fuori dal mondo, senza nessuna comunicazione, che se capitava qualcosa eravamo là, ancora adesso nessuno sapeva dove andarci a prendere. Abbiamo scelto la via, l'abbiamo attrezzata, su e giù, abbiamo messo giù delle tende a 5.500 metri. Finché quel giorno lì eravamo un po' stufi, andiamo da Romano, non me fa. Andiamo su dove arriva, bivacca, mi ha fatto così. Siamo partiti, siamo arrivati, avevo l'altimetro, a 6.800. E veniva a sera in bivacca lì. Abbiamo trovato uno spaccatura in mezzo a due massi, così. Senza niente, né sacchi da bianco né niente. E dopo si andò in vetta e si tornò Andrea. A quei tempi là nessuno aveva fatto una roba del genere. Thank you.